Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, sono Mr. Camarium. Se non l'avete già fatto, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Oggi considereremo la rivista numero 4 di Journal Hacker, che parlava principalmente di un argomento: SMS anonimi. Partiamo con la premessa che un tempo, stiamo parlando quasi del 2001, era possibile inviare anche fino a 1000 SMS al giorno, mantenendo comunque l'anonimato, o diciamo così anonimato, perché comunque c'è la tracciabilità dell'IP di chi inviava l'SMS. Il vantaggio all'epoca era quello addirittura di spacciarsi per altre persone. Infatti alcune società ti permettevano di inserire anche il numero di telefonino, si poteva usare anche il numero di telefonino di un'altra persona, così chi riceveva l'SMS era convinto di ricevere il messaggio da un altro utente. Oggi purtroppo le cose sono cambiate. Ma prima di andare avanti e farvi vedere come è possibile comunque mandare oggi un messaggio anonimo, dobbiamo prima parlare di un aspetto tecnico anche legale. L'anonimato su web può essere visto come un modo per esprimere il proprio parere, evitando ogni tipo di ritorsione sulla propria persona. Facciamo alcuni esempi dei motivi per cui un utente internet può aver bisogno dell'anonimato, quindi sono più o meno 5 punti. Il primo è timore di vendetta o ritorsione da parte di organizzazioni o terzi, come dipendenti che denunciano le loro aziende di attività illecite, oppure persone che vivono sotto regimi che vietano opinioni avverse possono utilizzare l'anonimato per esprimere le loro idee senza essere perseguitati, o ancora discutere di problemi considerati imbarazzanti con più persone. Infatti una ricerca conferma che le persone coperte dall'anonimato riescono a parlare di loro stesse più di quanto non potrebbero mai fare in altre situazioni. O ancora, ricerca di valutazioni più oggettive del loro messaggio, senza essere pregiudicati sulla base del sesso o della provenienza. E per ultimo, non meno importante, minor rischio di danno da parte di predatori online, come ad esempio criminali, hacker, truffatori, stalker, eccetera eccetera. Che cosa dice la legge? Allora, c'è la dichiarazione dei diritti di internet. Infatti il 28 luglio 2015 è stata approvata questa dichiarazione dei diritti degli utenti su internet, che sono 14 punti. E il punto che ci interessa di più a noi è l'articolo 10, che parla della protezione dell'anonimato. E si riassume comunque in 3 punti. Ogni persona può accedere alla rete e comunicare elettronicamente usando strumenti anche di natura tecnica che proteggono l'anonimato ed evitano la raccolta di dati personali, in particolare per esercitare la libertà civile e politica senza subire discriminazioni o censure. Il secondo punto, le limitazioni possono essere previste solo quando siano giustificata l'esigenza di tutelare relativi interessi pubblici o risultano necessarie, proporzionate, fondate sulla legge e nel rispetto dei caratteri propri di una società democratica. In pratica, dove cominciano i miei diritti ci sono anche i diritti degli altri. In pratica, gli SMS, se sono utilizzati o comunque in via di generale anonimato, se utilizzato per tutelare me stesso va bene, ma se lo scopo è danneggiare altri, allora qui andiamo nell'illecito. Il terzo punto, nei casi di violazione della dignità e di diritti fondamentali, nonché negli altri casi previsti dalla legge, l'autorità giudiziaria con provvedimento motivato può disporre l'identificazione dell'autore della comunicazione. Qui torniamo al discorso che se l'anonimato diventa una scusa per far danno agli altri, incorriamo in quelle che sono le violazioni di legge in base al governo di residenza. Detto questo, andiamo avanti a spiegare come è possibile inviare dei messaggi SMS anonimi utilizzando un paio di tecniche. Il primo servizio di cui andiamo a parlare è Skebby, è il più noto e più famoso, che vi permette di inviare 10 messaggi per testare il servizio. Ovviamente il consiglio che vi do io e farvi la registrazione come utente fittizio, poi finisco i 10 messaggi e fate un'altra registrazione come un altro utente fittizio. In questo modo potete avere messaggi illimitati finché avete fantasia di creare diverse utenze.
però state attenti perché SkyB registra l'IP da dove viene inviato il SMS, quindi dovreste inviare, prima di accedere al servizio, mettervi sotto una VPN oppure sotto Tor e potete utilizzare il servizio, così almeno l'IP diventa più difficilmente rintracciabile. L'IP è necessario memorizzarla da parte di SkyB, perché come abbiamo detto prima è un nostro diritto essere anonimo, ma è anche un diritto di chi riceve il messaggio. Se viene calunniato o vede qualcosa che non va, SMS, ricorrere alle autorità competenti. Adesso passiamo al secondo sistema. Allora, il secondo metodo è quello di utilizzare Linux per inviare gli SMS. In pratica esiste un'app che gira sotto Linux, che si chiama NAnom, come potete vedere dal blocco notes qui utilizzato. Qui è un servizio per invio di SMS anonimi che va installato su Linux. Io, per preferenza personale, utilizzo Kali, la versione 2022/4. La procedura di installazione la potete vedere qua a video, però vi metterò in descrizione anche i file oppure alcune note, vedremo. Per eseguire l'applicazione, l'app, bisogna soltanto passare due righe, e adesso vediamo come. Chiudo questo che non mi interessa, richiamiamo il terminale, ok, e scriviamo il comando, quindi cd n-anom, ok, poi python 3 n-anom.py. Ecco qui che si avvia tutta questa cosa bella grafica qui, ok, il nome di chi l'ha creato. Ok, le opzioni a nostra disposizione sono il numero 1 per lanciare il programma, il secondo per cercare e trovare ulteriori aggiornamenti di questo programma, una guida e l'uscita dal programma. In questo caso andiamo con 1. Attenzione, qui avvisa che praticamente è possibile inviare solo un messaggio al giorno, e qua ci chiede di inviare immettere il numero di telefonino con i prefissi internazionali. In questo caso più 39, che siamo in Italia, e facciamo la prova sul mio telefonino. Aspettate che riattacco il segnale, così a finire che non ricevo. Ok, a posto. E inseriamo il messaggio 6. Bravo, mi faccio i complimenti da solo. Invio. Ok, a questo punto dici che il messaggio è stato inviato correttamente e adesso dovrebbe arrivarmi. Aspettiamo un pochettino. Eccolo qua. Ok, non so se riesci a vedere dal telefonino, il numero è arrivato, cioè l'SMS è arrivato da questo numero 350999 3 volte 9 71 70, ovviamente è un numero di telefonino fittizio, e c'è il mio messaggino, è arrivato praticamente dopo qualche minuto, infatti qua me lo segna all'8:39. Faccio il screenshot così. A questo punto non possiamo inviare altri messaggi, perché con questo servizio è possibile inviare un solo messaggio al giorno. Non è possibile rintracciare tramite un IP, perché non abbiamo utilizzato un servizio, quindi questo già dà maggior garanzie di anonimato. Però chi riceve il messaggio se ne accorge, perché come potete vedere, oltre a quello che abbiamo scritto noi, arriva all'interno del contesto anche un'altra parola, un'altra frase, che è più furbo, capisce che il messaggio è fake, non arriva da un servizio, cioè da un telefonino reale. È ovvio che è possibile comunque utilizzarlo per divulgare qualche informazione privata, non ci sono problemi, però come ho detto prima, attenti a quello che scrivete, perché dove
dove c'è anche il vostro diritto ci sono anche i diritti degli altri. Usciamo da questo servizio che non ci interessa e lo spengo, no, spengo la macchina. Spegni. A questo punto il video finisce qui, perché vi ho mostrato praticamente come funziona. Anche, anzi, a proposito, un'altra nota: per chi vorrebbe inviare ulteriori messaggi è possibile farlo da questo sistema con Kali Linux, però bisogna andare a manettare all'interno del codice. Io sinceramente non ci sono andato, perché non è che abbia tutta questa necessità di inviare messaggi anonimi. Se un domani nascerà questa esigenza, al limite farò un nuovo video, però ci devo ancora vedere come si fa a smanettarci, devo studiare un po', perché devo vedere il sorgente di questo file, di questo programma, come funziona, e vedere qual è la riga di comando dove viene conteggiato l'SMS, perché il messaggio conteggiato avviene dentro il sistema operativo e non sulla rete. Quindi è possibile cambiare solo le istruzioni su questa riga del sorgente e potete inviare un nuovo messaggio. Ok. Detto questo, vi lascio a voi una buona giornata, vi raccomando, se non l'avete fatto prima, lasciate un like, così, un like, e iscrivetevi al canale, condividete anche il video, almeno così posso aumentare la mia notorietà su YouTube.